forze, oltre che di apprendimento. E quindi direi che le premesse sono state grandi, molto promettenti, anche per concludere, diciamo, con la giornata di oggi in una situazione di visione a 360 gradi di questa fenomenale applicazione che stiamo portando avanti. La cosa importante è vedere i due concetti che sono rivoluzionari e che saranno la medicina del futuro inesorabilmente. Due concetti importantissimi, come giustamente Giorgio Terziani ha battezzato tutta questa sequenza di convegni e corsi, la rivoluzione epigenetica, e questo è un concetto, e l'altro è quello della visione quantistica della medicina. La visione quantistica della medicina, come il professor Spaggiari ci farà vedere durante la mattinata, non è, vuol dire, abbassiamo la biochimica, non diamo più nessuno spazio alla biochimica, la biochimica è finita e morta, tutt'altro. Anche con le conferenze di oggi pomeriggio, soprattutto del professor Miceli, ci dimostrerà la vitalità della biochimica, una visione naturalmente rinnovata e evoluta della biochimica. Quello che è importante è però che c'è una sorella che sta prendendo sempre più spazio, la sorellina minore non come importanza ma come cronologia, che è la biofisica. La biofisica insieme alla biochimica faranno veramente la nuova medicina. La nuova medicina che è integrata quindi da questi due presupposti altamente scientifici, quindi noi stiamo partendo non da una situazione di magia incomprensibile, ma da dati scientifici importantissimi, oggettivi, e grazie all'apporto dell'epigenetica questa integrazione è una chiusura del cerchio perfetto. Quello che è importante è proprio vedere questi presupposti, questi nuovi presupposti, questi nuovi paradigmi della medicina che partono, si sposano con l'oggettività. Noi diamo spazio, sembra una contraddizione in termini da un certo punto di vista, noi diamo spazio, vogliamo dare spazio per il fatto stesso che, tra virgolini, abbiamo sacrificato questo weekend qua piuttosto che andare al lago o al mare, anche se il tempo non è stato un granché, quindi è più comodo essere qua, più carino essere qua, ma comunque sta di fatto che noi vogliamo dare spazio al nostro paziente, all'assistito che portiamo avanti, gli diamo spazio da un punto di vista, vogliamo dare spazio da un accoglimento nelle sue problematiche, sia d'ordine organico che d'ordine psicologico, esistenziale. Quindi vogliamo dare spazio alla soggettività, al concetto di soggettività, ma attraverso dei canoni e dei paradigmi altamente oggettivi, proprio perché scientifici. Questo è importantissimo, importantissimo anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista direi anche filosofico. L'integrazione tra la oggettività scientifica che sposa la soggettività del diritto di ogni essere umano, ammalato o sano che sia, non importa, ma che vuole conoscere la propria situazione da un punto di vista organico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista esistenziale. Quindi si tratta di un percorso altamente significativo, altamente storico, oserei dire, senza presunzione. Adesso passerei quindi la parola a Giorgio Terziani. Giorgio Terziani non ha bisogno di presentazioni, si può dire, Giorgio Terziani è tutta, diciamo, la cultura della medicina naturale, deve ringraziare Giorgio proprio perché è stata la persona che ha portato in Italia Cell Food, innanzitutto, che ha portato in Italia questa sensibilizzazione verso questo concetto altamente scientifico, anche questo che è sempre stato riconosciuto nelle accademie ufficiali, della ossigenazione delle nostre cellule e del corpo umano. È stata quindi portare Cell Food in Italia una pietra miliare.
ma è nato un secondo amore in Giorgio. E sono onorato che appena questo coup de foudre, colpo di fulmine che è venuto a Giorgio, sono stato forse tra i primi a essere stato informato, perché sapeva che io mi occupavo di medicina quantistica e quindi mi ha detto: Alberto, c'ho un nuovo amore, e mi ha raccontato dell'S-Drive. E di conseguenza, siccome l'amore porta amore, ha innamorato anche me stesso, no? E quindi stiamo facendo appunto un percorso assieme di conoscenza, di divulgazione, di esperienzialità con questa apparecchiatura quantistica meravigliosa. E allora lascerei lo spazio adesso a Giorgio. Grazie. Facciamo un applauso, perché è veramente persona con un cuore immenso, di una grandissima preparazione, e lo ringrazio per le parole, ma anche per la capacità che ha di unire più possibilità di unire i puntini, quindi di unire le visioni, che, come dico sempre, spesso non riusciamo a vedere insieme a un tavolo per confrontarsi e per crescere. Siamo abituati purtroppo a dividere invece che a unire, e questo secondo me è in assoluto uno dei grossi problemi dell'umanità, perché comunque mentre ci sono centinaia di persone, migliaia di persone che stanno facendo quelle cose, c'è altre centinaia di persone che dicono che quelle cose non vanno bene. Ma se quelle persone che stanno facendo quelle cose le fanno e hanno risultati, vai a chiedere perché quelle persone hanno risultati, come fanno a ottenere quei risultati. Non ti mettere contro, cerca di ascoltare. Cos'è che è scientifico o non è scientifico? Parlavamo ieri che non siamo nati tutti uguali. Quindi è chiaro che noi dobbiamo avere una visione scientifica rigorosa quando noi parliamo di malattia, perché non si può scherzare sulle malattie. E sappiamo che malattie abbiamo già strumenti che ci permettono di fare diagnosi ben precise. Quindi non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di prevenzione. E quando si parla di prevenzione, penso che sia molto importante fare un salto quantico. Il salto quantico è, tra virgolette, quello di permettere alle persone di non ammalarsi. Perché quando io ho provato che un tossico comunque crea un problema, secondo me è già troppo tardi. Quindi, quando ho questa grande soddisfazione di aver dimostrato che il benzene, piuttosto che il monossido di carbonio, piuttosto che il fumo di sigaretta, piuttosto che un atteggiamento negativo, un pensiero, l'apnei, quando ho dimostrato questo, cosa ho ottenuto? Ho ottenuto un problema. Sì, questo fa male, ma questo lo sappiamo già. Se noi andiamo a vedere la letteratura, ormai dimostrazioni che determinate sostanze sono tossiche, non possiamo continuare a dire probabilmente, questo probabilmente è assurdo, perché sappiamo che respirare aria inquinata fa male, non probabilmente fa male. Quindi penso che, oltre a quelle cose che abbiamo già di riferimento, dove sicuramente sappiamo che abbiamo diagnosi per le malattie, penso che sia importante unire le forze per fare vera prevenzione, cioè per evitare il problema. E ieri, adesso lo farò velocemente perché alcuni di voi hanno visto già la presentazione di ieri, ma se noi veramente crediamo nel fatto che queste sono le cose che condizionano la salute delle persone, e non smetterò mai di iniziare
una presentazione con queste cose. Queste cose dovrebbero essere conosciute prima del concepimento, non dopo, perché se vogliamo fare vera prevenzione pre-primaria dobbiamo lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento, e perché dopo è tardi. Allora, e quando parliamo di pensieri e di emozioni, è chiaro che dobbiamo lavorare anche su un discorso probabilmente filosofico, quello che faccio, ma la cura dei bambini nei primi mesi di vita, già la pancia della mamma i primi mesi di vita, c'è il professor Burgio che parla dei primi 1000 giorni, ma penso che non valga solo per le sostanze tossiche, ma deve valere anche per l'amore che possiamo donare ai figli che sta mancando. Manca la vita urgente, ma non si ha mai tempo, e quindi questo condiziona pesantemente la salute e l'atteggiamento delle future generazioni. E quando parliamo di ossigeno, lo dico sempre, l'ossigeno è la fonte di vita, non possiamo, io tutti i congressi, i convegni che vado, anche molto importanti, non c'è mai un medico che parla di carenza di ossigeno. Non se ne parla. Avete mai sentito un congresso? No, devi andare dai pneumologi, ma anche loro pochissimo, veramente poco, perché si accorgono che l'importanza dell'ossigeno quando manca l'aria, e allora gli danno la mascherina, o vai ai congressi di ossigenozonoterapia o ai congressi di camera iperbarica. Siete d'accordo? Conoscete convegni di medicina dove si parla dell'importanza dell'attivazione mitocondriale? No, non se ne parla, pochissimo. Parliamo di tutti i cofattori, coenzimi, attivazione enzimatica, quello che vuoi, di ossigeno non ne parla nessuno. Vero? Ah, se la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi stress ossidativo, stress ossidativo infiammazione, la microacidosi a livello cellulare provoca infiammazione. È lì che dobbiamo lavorare, non quando ti manca l'aria che ti devo fare, ti devo dare la mascherina. Dobbiamo lavorare su una riattivazione mitocondriale a scopo preventivo. E allora non si sente parlare più di costituzioni congeniche dalla nascita. Io non sono medico, per carità, sto facendo il cronista, non mi permetterei mai di entrare in quello che non è di mia pertinenza, però no, non si può continuare a sentire parlare di problema dopo. Ed ecco questa possibilità che noi abbiamo veramente con questi eventi di unire le forze. Unire le forze per una vera prevenzione. Ed ecco che è chiaro che l'epigenetica ci può dare una grossa mano. Ma anche qui parlerei di epigenetica dal punto di vista preventivo, predittivo, di modulazione epigenetica, di modulazione dell'infiammazione, di modulazione dell'integrazione alimentare, di cui probabilmente ancora non i nutraceutici, gli integratori non sono tutti uguali. Spesso dice, ma questo è un integratore buono perché contiene questo. Sì, qual è la capacità antiossidante, qual è la via di somministrazione, qual è la forma di somministrazione di questo nutraceutico. Però siamo sempre abituati a vedere queste cose poco importanti. La capacità antiossidante di un integratore è fondamentale. La capacità di un integratore di aumentare il consumo di ossigeno a livello cellulare, come può essere il self-food, è importantissimo, perché ti fa una vera prevenzione preprimaria. Quando parliamo di corretto apporto di ossigeno a livello cellulare, mitocondriale, non dobbiamo dimenticare il mesenchima, il tessuto connettivo, la matrice extracellulare, che se non sono ben ossigenati, come sappiamo, possono creare problemi. Nel campo dell'omeopatia o omotossicologia si parla spesso di terreno, no? Ma si parla di terreno anche di terreno oncologico. Beh, allora se è vero che dove io semino qualcosa cresce bene o si sviluppa nella maniera giusta a seconda del terreno,
dobbiamo lavorare anche in questo senso, preparare il terreno, quindi l'organismo, i tessuti, i vasi, la microcircolazione, la corretta apporto di ossigeno prima di tutto, perché da lì poi si riattiva tutta la funzionalità. E quindi mettere in moto questo motore straordinario che è il nostro, dentro le nostre cellule, che è il DNA mitocondriale e il mitocondrio. E quando racconto e dimostro con ricerca scientifica pubblicata su riviste internazionali, Università di Milano, San Raffaele di Milano, e poi confermata da altre 4 università, non basta, bisogna avere ancora ricerca scientifica. Non si finisce mai, perché una volta mi chiedevano la ricerca scientifica perché non c'era, adesso che c'è ricerca scientifica non basta, ce ne vuole ancora, non si finisce mai. Non siamo una multinazionale, quindi non possiamo spendere tutti questi soldi, perché poi alla fine non facciamo la onlus, e quindi non è possibile. Però mi chiedo, se prima mi chiedevi ricerca scientifica per dimostrare determinate cose, adesso c'è la ricerca scientifica anche sulle cellule, in vivo, in vitro, sui pazienti, patologie neurodegenerative, quanto il numero? 30 pazienti non bastano, ok, 39, non bastano, 230. Poi adesso c'è uno studio che uscirà su 1300 pazienti con patologie neurodegenerative. Non parliamo di farma, parliamo di nutraceutica, parliamo di un prodotto che migliora la qualità della vita e attiva i mitocondri e il DNA mitocondriale. Non basta. Allora, capite che non riusciamo mai, non si finisce mai. Se noi dobbiamo parlare di stile di vita e non teniamo conto dell'ambiente, perché spesso a dei congressi si parla solo di dieta, non si può parlare solo di dieta, no, perché basta l'attivazione di quello che mangi, secondo quello che mangi, no, sicuramente normo proteico, normo calorico, ma dove vivi? Mangiare in un posto tranquillo, sano, fare una vita tranquilla, lavorare in un posto sano fa molta differenza che lavorare sotto l'Ilva di Taranto, oppure nella Terra dei Fuochi, oppure a Brescia, una città più inquinata d'Europa, no? È completamente differente. E allora, certo, abbiamo la possibilità di fare delle scelte consapevoli, ma queste scelte consapevoli comunque verranno fatte in un ambiente malsano, purtroppo, perché nessuno ha la forza di cambiare la sua città, dove vive, dove lavora. Non è che tutti dicono oggi cambio casa, no? Non è possibile, poi dove vai? È veramente preoccupante, soprattutto quello che sta succedendo nel mondo, perché i mari, abbiamo isole di plastica, i fiumi, abbiamo fiumi pieni di plastica, plastica in cima alle montagne, si sciolgono i ghiacciai e trovano microplastica, microparticelle, moria di pesci per la plastica, tartarughe con la plastica, non so se capodogli che muoiono, si spiaggia, i delfini e le balene che non sanno più dove andare perché ormai sono così pieni di sonar e di sommergibili, di inquinamento i nostri mari, che pensiamo che non sia così, perché c'è gente anche che nega questo, no? Dice no, non è vero. Ma come non è vero? E poi tutto questo smaltimento di rifiuti tossici, radioattivi, nucleari, da tutte le parti, non sanno più dove mettere i rifiuti nucleari, le persone non lo sanno. Ma anche in regioni molto vicine a noi. Allora, l'inquinamento è un grosso problema? Sì. Allora, se l'epigenetica è un problema, dobbiamo incominciare a evitare questo. Perché io, quando l'ho dimostrato, questi studi, no? Quando io leggo, dico, 4 su 10 muoiono infarto. Ah, bello, che bello. Ah, finalmente ho la statistica, ho dimostrato che muoiono. Devi dimostrare che non muoiono.
devi capire, secondo me, bisognerebbe capire cosa fare per non farli morire. Perché comunque, se queste malattie sono in aumento e gli studi stanno andando verso la direzione dimostrando che dipendono dalla carenza di ossigeno, dal consumo di ossigeno, dalla biodisponibilità di ossigeno a livello cellulare e mitocondriale, beh, facciamoci una domanda e iniziamo a capire come fare per evitare questi problemi. Beh, rimetilazione di DNA ne parlerà il Mauro Miceli questo pomeriggio. Questo è veramente un aspetto anche molto sottovalutato, sul controllo dell'omocisteina, dei cofattori importanti, vitamine, la metionina. 60 reazioni metaboliche dell'organismo, l'esenosi metionina, scoperta da Labott, come sapete, negli anni 70, e poi utilizzata come epatoprotettore, poi antidepressivo, e poi problemi osteoarticolari, artriti, eccetera. È una molecola probabilmente dimenticata, eppure 60 reazioni metaboliche a livello cellulare. Ma come? Comunque ho fatto alcune ricerche, pensate che è ancora uno dei farmaci più autoprescritti, 160.000 flaconi al mese fanno con questa molecola di infiale. Noi l'abbiamo in goccia, sublinguale, basso dosaggio. Allora, probabilmente, allora, come ci insegna il professor Burgio, bisogna incominciare a unire le forze, ma per fare vera prevenzione. Qui, prevenzione, come ci dirà anche oggi Luigi Montano, per prevenire prima del concepimento. Luigi Montano ci dimostrerà con tutti gli studi che ha fatto che oggi il liquido seminale maschile è contaminato da metalli pesanti, pesticidi, l'attività mitocondriale non c'è più, quindi sempre più basso la possibilità, la capacità che hanno i maschi di fecondare, infertilità maschile. Allora dobbiamo proteggere la vita, ma per proteggere la vita dobbiamo veramente fare prevenzione, rendere più forti padri e madri, perché dopo è troppo tardi. E ce lo dice l'AIRC, nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica, certo. Allora le mutazioni sono trasmissibili, qui si parla della terza generazione. Allora tuteliamo la vita. Poi lo vedremo dopo con il professor Burgio, che ci parlerà oggi pomeriggio, proprio concluderà con la sua lezione magistrale quanto sia fondamentale, con tutte le ricerche che hanno fatto sui tumori, sulle patologie, sui bambini. Ma basterebbe leggere questo documento, Senato della Repubblica, 192 pagine, e non capisco perché nessuno lo tenga in considerazione. Effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori nelle formulazioni fetonatale e epigenetica. Allora, se questo è vero, incominciamo non a chiudere le stalle quando i buoi sono fuori, perché no? Dovremmo incominciare, proprio c'è scritto qui, comunque si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embrofetale. Insomma, è dimostrato. E poi i campi magnetici, la contaminazione dell'ambiente, del suolo, dicevo ieri, no, non c'è più una mela sana, non c'è. Andate ai supermercati, le mele sono dell'anno prima, conservate, tirate su tutte uguali con chimica e contaminanti di tutti i tipi, moria di api, persone che aumenta i bambini asmatici del 15-20% ogni anno, da inquinamento anche, come sapete. Il sangue del cordone ombelicale dei bambini appena nati contiene 287 sostanze tossiche conosciute, quindi sì, quelle non conosciute. Sì, ma il professor Burgio ce ne parlerà oggi di questo. E quindi dovremo lavorare veramente a evitare questi problemi. Però continuiamo a fare le stesse cose. Cioè, ce la raccontiamo sempre che è un grosso problema l'inquinamento, che comunque l'abbiamo dimostrato, però
nessuno fa niente per prevenire. Siete d'accordo o no? Allora incominciamo a lavorare qui. Prevenzione preprimaria, microcircolazione. E dovremmo unire le forze anche per queste cose, imporci anche nelle scuole. Ma capito, fa da sé che stare insieme alle persone, non litigare, non discutere, ma sì, va bene uguale. E quindi nessun genitore si ribella alle mense scolastiche o alle feste con Coca-Cola e Nutella, no, nessuno si ribella. Va bene così, tanto poverino, un bambino che ha 2,5 grammi di zucchero nel suo sangue, gliene diamo 35 anche 2-3 volte al giorno, perché ci sono persone che bevono 2-3 Coca-Cola al giorno. E via così. Eppure viviamo qua. Questo noi lo possiamo cambiare. Vado velocemente, queste cose le avete già viste, comunque malattie cardiache e respiratorie, gli studi, le ricerche, già abbiamo qualcosa di interessante che dimostra questo. Quindi se questo è già vero, cosa possiamo fare veramente? 1,7 milioni di bambine muore ogni anno per inquinamento, 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. Allora le domande che faccio è, secondo voi l'inquinamento è un grosso problema da risolvere, sì o no? Cosa fate voi per risolvere i problemi dell'inquinamento? Mezzi pubblici. Poi? Non c'è soluzione. Non c'è soluzione. Non c'è. Perché parliamo di prevenzione da 30, 40 anni, 50 anni, perché basta pensare a Londra cosa succedeva, no? 30, 40 anni fa. Come fai a risolvere il problema dell'inquinamento? Continuano a crescere i problemi, perché il problema dell'inquinamento, se il livello ammesso era 1, oggi è 2, è raddoppiato. E quindi targhe alterne con il doppio inquinamento. È quello che non viene compreso. 7 miliardi di persone respirano aria inquinata. Come si può parlare solo di dieta? Respiri litri e litri di aria al giorno. Bevi litri e litri di acqua contaminata, metalli pesanti, e quindi compriamo pubblicità e stiamo vivendo in un mondo come questo. Anche qui però vi assicuro che ci sono persone che dicono che non è vero, è allarmismo. Campi elettromagnetici, perché questa è la ciliegina della torta, ma la ciliegina sulla torta, oltre al danno gravissimo delle interferenze dei campi elettromagnetici e quindi interferenze sul campo magnetico delle nostre cellule, che come abbiamo visto ieri dimostrato una vera e propria antenna, sappiamo che comunque se io ascolto la radio e il segnale non è pulito, sento un fruscio, no? Un rumore di fondo, quindi mi dà anche fastidio, lo devo spengere. Ma pensiamo che queste interferenze nei campi elettromagnetici non interferiscono con la nostra salute? È impossibile dire. Cosa devo dimostrare? È già stato, probabilmente, un po' di cose ormai si conoscono sui danni. Perché qualche danno lo farà questo cellulare attaccato all'orecchio tutto il tempo, qualcosina. Ma soprattutto quello che il danno è questa attivazione della dopamina che crea dipendenza. Ancora un danno, non so se avete letto quello ieri questa ragazza di 12 anni, si è buttata dal balcone perché il professore gli ha tolto il cellulare. In Francia, e dalla cellulare si è buttata. Stanno nascendo sempre più bambini sicomori dentro ai che si chiudono in stanza e sono attaccati ai giochi e al telefonino. Quanti ce n'è in Giappone? Un milione. E poi c'è questo. Allora dobbiamo fare presto, dobbiamo unire le forze, dobbiamo cercare di capire che queste cose fanno male, non speriamo che sono fortunato. Poi dice, sono proprio sfortunato. Per forza. E Wi-Fi, il 5G che sta arrivando,
ce lo dicono, vuoi fare nelle scuole, attenzione. E qui guardate, 2012, sull'autismo che si incomincia già, questo è interessantissimo. Bisogna chiamare persone come queste e mettersi al tavolo, unire le forze anche con queste persone che cercano di fare qualcosa. Perché viviamo e lavoriamo, viviamo così e dormiamo così, noi bambini, anche noi. Perché il cellulare, fino all'ultimo messaggino, è accanto al letto. Pochi spengono il cellulare. E poi ancora la mancanza di attenzione e concentrazione, questo sì, anche questo, ma è sempre la goccia, l'inquinamento dell'aria, il cibo, lo stile di vita, la mancanza di sonno, il fatto che siamo sempre di corsa, lo stress. E quindi è chiaro che l'acqua viene sempre più contaminata da cibo, scusatemi il termine, spazzatura, junk food e tutti gli inquinanti. Perché comunque siamo 90% di acqua. A volte bisognerebbe prendere la bottiglia d'acqua, bella pulita, e incominciare a metterci fumo di sigaretta, zucchero, Coca-Cola. Ma bisognerebbe farlo, poi far vedere come diventa l'acqua. Tutti i giorni facciamo questo. Sia con l'aria che respiriamo, col cibo che mangiamo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi le interferenze dei campi elettromagnetici che siccome non si vedono probabilmente dice ma vabbè tanto non li vedo. E continuiamo a avere questi danni continui a livello cellulare. È chiaro che abbiamo dei danni importanti. E ci sono già gli studi, guarda questo studio è importante, ci dice già che probabilmente l'infoma e la leucemia vediamo solo in aumento nell'ambiente militare, ma l'ambiente militare ce l'abbiamo di fronte a casa. Un aeroporto è un ambiente militare. Un aeroporto è un ambiente militare. La marina dove c'è un ambiente militare. I radar, i sonar, i radar delle navi che passano oppure sono ambienti. Grazie. Sono ambienti militari. Importante capire anche questo, le marine, gli yacht in club. C'è comunque tutto radiazione, campi elettromagnetici. E allora vedete, alcune frequenze emesse da apparecchi di comunicazione sono vicine a quelle delle funzioni fisiologiche della cellula. Ecco professore, quello che parlavi ieri, vedi, questa cosa è importante da capire, che l'interferenza lavora qui. Quindi dai, danneggia. E queste poi sono cose che approfondiremo poi nel pomeriggio. Il sistema immunitario è chiaro che comunque è così, perché comunque siamo 100.000 miliardi di cellule. Le malattie si sviluppano a livello cellulare e continuiamo ancora a far finta di nulla sulla disfunzione mitocondriale, che è responsabile dell'invecchiamento, è chiaro. Quindi eva mitocondriale, linea materna, se ne parla pochissimo. È l'origine di tutte le malattie, perché siamo abituati al fatto che le malattie dipendono, sì è vero, da quello che mangi, bevi, respiri e pensi. Ma io la domanda che faccio è, ma sotto l'ilva di Taranto in quel palazzo muoiono tutti o muore qualcuno? Qualcuno, no? Perché non muoiono tutti. Allora è vero quindi che l'inquinamento fa male, ma non a tutti nello stesso modo. Quindi alcuni verranno malattie cardiovascolari, alcuni quell'inquinamento gli fa venire una patologia neurodegenerativa, alcuno gli verrà un tumore. Giusto? Perché poi quando parliamo di malattie, e io lo faccio da ignorante assoluto, dico... Allora, se è vero che l'acqua che bevo, il cibo che mangio, l'ambiente, quello che tutto fa ammalare le persone di malattie cardiovascolari, vale anche per i tumori, vale anche per il diabete, vale anche... Allora ci deve essere un denominatore comune di partenza scatenante e quindi predisponente come costituzione a quella malattia. Probabilmente
abbiamo una bomba orologeria nella Costituzione quando si nasce che poi fa scatenare quella situazione. Potrebbe essere un'idea, non lo so se è vero. Giusto? Ma loro ce lo dicono intanto. Intanto ce lo dicono già. La Fondazione di Medicina Mitocondriale ci dice che le malattie vengono programmate nella disfunzione mitocondriale congenita. E ce lo dice anche il BESTA di Milano. Allora dobbiamo ricaricare le nostre batterie per la prevenzione. Non per curare, curare sappiamo già, diagnosticare sappiamo già come farlo, prevenzione e quindi lavorare sull'infertilità. E alimentazione si salvi chi può, trovatevi un cibo biologico sano, con le piogge acide, l'inquinamento, ma sapete che c'è siccità, non riescono più a irrigare ultimamente, no? Parlavo di siccità. Allora l'acqua dove la prendono? E che tipo di acqua prendono se c'è siccità? Non certo acqua pulita. E nelle serre? Tutto di più. Avete mai visto le fragole come le fanno, no? Fragola verde, poi ci spruzzano l'additivo, diventa rossa e la mettono in tavola. Avete mai visto? È bellissimo. Come fanno a conservare la frutta e la verdura che viene dall'altra parte del mondo? Con le radiazioni. Perché se no, se io metto una mela qui sopra, marcisce, no? Come fa a stare mesi nei container, al calore? Vabbè, allora ecco che l'ossigeno diventa protagonista della nostra prevenzione. Protagonista. E questo lo sapete già, ce lo diceva Wasmo nel 31, poi il testo di fisiologia medica e poi non so perché fisiologia, fisiopatologia e poi però non ne teniamo più conto. E questo pure ce l'abbiamo alcuni studi importanti, vedete? L'effetto Warburg favorisce lo sviluppo della metastasi, riprogrammazione metabolica cellulare, ci sono già tutti gli studi che dimostrano questo. L'ipossia stimola la risposta infiammatoria macrofagica per cause di conseguenza sviluppo neoplasie, cross-talking ipossia infiammazione, quindi infiammazione cronica intestinale e ancora regolazione epigenetica, sì, ambiente, metabolismo genetico. Questi sono i meccanismi. La rete psomica. Allora quando parliamo di integratori dobbiamo parlare di forma farmacocinetica, di via di somministrazione, di capacità antiossidante. Questi sono i parametri importanti, le evidenze scientifiche. E poi dobbiamo parlare di modulatori, perché quando parliamo di antistaminici, antibiotici, anti, questi sono farmaci anti. Anche gli antiossidanti sono anti. Quindi anche molti antiossidanti possono avere effetti collaterali perché molti antiossidanti a dosaggi troppo elevati diventano pro-ossidanti. Inoltre non tutti gli integratori sono uguali. Vi ripeto, non basta scriverci questo contiene questo per fare bene, non è così. Chiedete sempre qual è la capacità antiossidante di questo integratore? Se me lo chiedete a me vi dico, Selfood 30 volte più elevata del plasma umano, vitamina C spray 100 volte più elevata del plasma umano, biodisponibilità 98%, multivitaminico 100 volte più elevata del plasma umano, biodisponibilità 98%. E poi il complesso vitaminico, ci sono multivitaminici che non si riciclano, non funzionano. Però prendilo che ti fa bene. Allora dobbiamo lavorare sull'ipossia, le modificazioni epigenetiche, sì, perché anche questo è un'espressione importante. Anche qui gli studi lo dicono già, i ricercatori europei hanno individuato un'associazione causativa tra i bassi livelli di ossigeno e il cancro e le modificazioni epigenetiche. Questi risultati indicano che il ripristino dei livelli di ossigeno potrebbe risultare efficace come strategia antitumorale. Allora, ce lo dicono già. E abbiamo scritto un libro, lo sapete, è titolare. Andando veloce, qualcuno mi ha chiesto sul Selfood
come potrebbe funzionare? Allora, vi dico subito che, nonostante abbiamo la letteratura scientifica importante pubblicata, il meccanismo di funzionamento del solfato in realtà è molto complicato. Perché è molto complicato? Perché il solfato di deuterio, quando lo mettiamo nell'acqua, attiva una reazione esotermica in grado di liberare ossigeno e idrogeno allo stato nascente. Quindi lavora su tutti i cluster. Quindi è un po' come se aumentasse la ionizzazione dell'acqua, rendendola più reattiva. Per una sorta di equazione elettromagnetica, questo è solo esplicativo, molto più complicato, ma esplicativo, carica negativamente l'ossigeno, si lega ai radicali liberi e forma ossigeno, che se non serve si lega all'idrogeno e forma acqua. Quindi, o riattiva, viene utilizzato come terapia, tra virgolette, a base di ossigeno, oppure si lega all'idrogeno e aumenta la diuresi, butta fuori tossine. Ecco perché nei primi 7-10 giorni le persone hanno un effetto proprio di aumento della diuresi e bisogna fare molto piano. Capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Questa è acqua, questo è il nostro sangue, questo è sangue. Ossigeno fino all'80%, quindi vuol dire che se io metto self-food contrasto l'ipossia. Forma colloidale, abbasso la tensione superficiale, modifico le proprietà elettrolitiche dell'acqua e lo rendo simile a sangue o linfa. Vuol dire che in 0,64 secondi è nel sangue. Appena io lo bevo si attiva subito. Ecco perché posso fare formulazioni spray e sublinguali, perché il self-food diventa, essendo un colloide, fa da carrier. Quindi immaginate un freccia rossa, e poi attacco tutti i vagoni. I vagoni attacco come carrier, il self-food fa da carrier, posso attaccare i multivitaminici, il silicio, metti su per il metano, eccetera, eccetera. Ecco perché poi sono spray o sublinguali, basso dosaggio. Poi abbiamo quindi elevata assimilazione e elevata biodisponibilità. Vi ricordo che il giornale di riferimento dell'AMA, per i medici, dice che devi, se hai formulazioni spray o sublinguali, devi preferire questi a capsule o pillole. Questi sono gli studi, questo è pubblicato già dal 2011 sulle cellule e qui dimostra che addirittura non solo modula il bilancio ossidativo e il metabolismo energetico delle cellule endoteliali, ma lavora proprio sulla espressione della superossima dismutasi. E anche abbassa l'LDL ossidate e inoltre aumenta l'ATP a livello mitocondriale e inoltre fa un'azione antiossidante. Questi sono i mitocondri prima e dopo, prima e dopo. Vedete che cosa dice la professoressa Ferrero? Che il self-food attiva attraverso un meccanismo di attivazione mitocondriale prima a livello nucleare e poi a livello mitocondriale. E infatti poi l'hanno pubblicato anche su OncoTarget nel 2015, che ha un impact factor molto alto. Questo è lo studio su 39 pazienti. Solo l'associazione di self-food nello studio ha fatto aumentare il glutatione, diminuire l'omocisteina, aumentare il B12, aumentare i folati. Non abbiamo dato folati, non è stato dato vitamine, è stato dato solo self, quindi aumentazione dell'attività mitocondriale. Quindi è aumentato poi capacità antiossidante aumentata e diminuito i radicali liberi. Poi, siccome non era contenta, ha detto fammi vedere se abbiamo conferme un'altra volta. E le conferme le abbiamo avute su 230 pazienti. Stessa cosa, stessi studi confermati, riconfermati. 230 pazienti penso che sia già un bel gruppo, no? Dove dimostri che può essere portato a un congresso uno studio del genere. Eh?
Non so quanti studi sono stati fatti, però tu vai e dici, vuoi presentare al congresso? 10.000 euro. Come fai? Capacità antiossidante, ridimostrata dall'Università di Urbino, fibromialgia, dice ma se è venuto un reumatologo al congresso di Roma, quando eravamo giù a Roma, arriva il reumatologo e mi ha detto ma come? E come mai noi reumatologi non sappiamo queste cose? Ho detto guarda, io una volta sono andato dal reumatologo a Milano, mi ha detto, c'era lo studio pubblicato sulla loro rivista, mi disse mi dispiace, io lei è un'azienda farmaceutica? No, mi dispiace, guarda, a me non interessa. Ma come? C'è lo studio? No, mi dispiace, non ci interessa. Quindi capite che probabilmente altro che nuovo paradigma. Altro che nuovo paradigma. Ah, il tuo prodotto silica è stato studiato sulle osteopenie e osteoporosi? Sì, abbiamo pubblicazione. Abbiamo pubblicato su Progress Nutrition lo studio che a 20 gocce 3 volte al giorno in 4 mesi ritornano, rientrano i marchi dell'osteopenia e dell'osteoporosi. Vai all'ASIO a presentarlo e dici, bello studio questo. Ah, interessante, molto interessante, 5.000 euro per partecipare al congresso. Come fa? Ma si può, ma quindi non puoi, o sei una multinazionale, o devi accontentarti di fare divulgazione così. Scusate la polemica, non riesco a tenerle certe cose. Poi modificazione, leucemie, malattie, anche questo. No, Selfun non cura i tumori, assolutamente no. Guai a chi dice una cosa del genere. Selfun lavora sulle cellule, sui mitocondri, sull'attivazione mitocondriale. E questo lo dimostra, modulazione del P53, no? Un po', pensate, infatti abbiamo creato un protocollo interessante col professor Biala, riprogrammazione cellulare con i peptidi, grazie allo zebrafish e al self. E alcuni risultati nel miglioramento della qualità della vita, della risposta alle terapie standard ci sono, quindi vuol dire che miglioriamo comunque la performance status di questi pazienti. Queste sono le indicazioni che potete, poi se volete ve le mando, e questi sono gli studi pubblicati. Dando velocemente, oggi tutto quello che ho detto fino adesso può essere mappato, ma mappato non per valutare il danno, mappato per valutare cosa possiamo fare per guidare la persona che abbiamo davanti a prendersi a cura di sé. Quindi capire quelle cose che lo stanno probabilmente danneggiando e prima che arrivi il danno intervenire. Campi elettromagnetici, inquinamento dell'aria, lo stile di vita, il lavoro che fa. Finalmente qualcosa di rivoluzionario da un punto di vista della prevenzione. Perché se faccio la domanda cosa fai oggi per fare vera prevenzione, chi fa attività fisica e dove? In palestra, luogo chiuso. Ma no, all'aperto, dove? Ore di punta, perché gli orari sono quelli. Dove? E fa, sono persone che mappiamo, a volte di Milano, tutte sostanze chimiche altissime, e poi chiedi, dice, ma io faccio sport, com'è possibile? Non fumo. La mattina alle 8, bicicletta, dietro ai camion, al lavoro. Lo fai per un mese, due mesi, un anno, 5 anni, polmoni probabilmente, e questo dice il capello è importante, sì, guardate, questo è Space Station, questa è la NASA, e questi sono gli studi che fanno sul bulbo del capello e i capelli già degli astronauti, quindi vuol dire che è qualcosa di veramente interessante il capello, molto interessante. Questo è già fatto. E ancora, guardate, bioinformation within the biofield domain, bioelettromagnetico. Questa è un'altra cosa importantissima sul ruolo proprio dei campi elettromagnetici e della valutazione d'insieme dal punto di vista biofisico
questa è una bellissima review, magari se qualcuno vuole la mando anche. E con tutti naturalmente i riferimenti scientifici, che no, non si leggerà mai nessuno. L'importante è dire no, non ci sono evidenze. No, non ci sono, ma come non ci sono evidenze? Io penso che leggo qualche lavoro. Sono tre pagine di lavori, no, non ci sono evidenze. Allora creiamo un report epigenetico a scopo preventivo. E un report epigenetico a scopo preventivo è quello di togliere quattro bulbi del capello di qui e capire come sta reagendo il tuo corpo con l'ambiente dove vivi, dove lavori, quello che mangi, quello che pensi, quello che respiri. E intervenire prima che troviamo il problema. Grazie al bulbo del capello. Come sappiamo è un biomarker straordinario, contiene tutte le informazioni. Perché? Perché è connesso questo è lo scanner. Cosa fa? Genera uno spettro di frequenze, come ci spiegherà il professor Spaggiari, che va in risonanza con le informazioni del bulbo del capello. Se la radio è risonanza, magari se, come dice quello sbagliato, dice ma scusa, ma se c'hai una radio e tu la sintonizzi e prendi una frequenza, non è che dici non è vero, l'ascolti la radio, non puoi dire non è vero. È che qua non ascolti la radio, ma arrivano delle informazioni che sono quelle frequenze che vengono riportate in un report invece che in un altoparlante. Invece che un altoparlante hai un report. Ma il meccanismo è lo stesso. Quindi com'è che la radio ci credo e il report non ci credo, se il meccanismo è uguale? Perché è un sistema biofisico. Perché non le vedo. Però se io non vedo neanche la corrente, ma se metto due dita nella presa, le sento, no? Ed ecco il siderale. Quindi una pappatura eseguita usando gli algoritmi di un programma digitale. Come sapete gli algoritmi oggi fanno diagnosi con gli algoritmi. Quindi una pappatura intelligente. Intelligente perché è preventiva e predittiva. Che ci può veramente dare indicazioni importanti. Un grande valore aggiunto al servizio, quindi posizionamento del campo del benessere di genetica, all'avanguardia, facili da capire e interpretare. E naturalmente poi abbiamo anche i vari certificati. Ma quello che ci interessa è, vi ripeto, non fare diagnosi di malattie, ma promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare, sostenere il raggiungimento di obiettivi di salute e benessere. E infatti sono nati questi centri MIR dove già viene usato questo strumento. Anche sugli spermatozoi sono stati fatti alcuni campionati. Vado a concludere dicendo che la tecnologia è in 56 paesi nel mondo, 12 lingue, cliniche, è nei centri medici, già lo utilizzano, è come dire, ma l'omeopatia è una cavolata, ma scusa, ma tutti questi medici che hanno studiato medicina che sono omeopiti e fanno omeopatia, come è possibile dire? Cioè è assurdo, capite che è assurdo, no? Escono articoli sui giornali che ne opera, no? Viene radiato, sì, va bene, ok, perché? Perché anche lì è come usare un coltello, invece di spalmare il burro ci dai coltellate. È chiaro che se io voglio curare un tumore devo avere una terapia adeguata, è sempre, no? Si fa sempre confusione perché non si rispettano certi limiti, probabilmente. C'è un limite a tutto. In base a quello che ti dicevi, perché qualcuno non ci crede, no? Io credo che sia presente la Germania, l'Austria, che comunque sono presa all'avanguardia, certo. Lì c'è cioè, se considerate tutta gli scritti per il 90%, dove il 50% dei tedeschi e dell'Austria sì, sì. Quello. Ieri era qui un. Tutti rifiutano, diciamo tra virgolette, il clinico.
perché il motivo c'è, cioè, c'è la cultura. In Italia purtroppo certe cose non succedono ancora. Mi dispiace perché ti vedo anche te parlando così, un po' sofferente, perché mi dispiace. Adesso, no, sto solo facendo un discorso cronistico, no? Sofferente, mi dispiace, no? Perché poi vedi alcune situazioni e dici, ma come mai là sì, qua no? Qual è la differenza? Gli altri sono più non so, più furbi di noi, oppure sono più scemi di noi, non lo so. Perché poi alla fine hanno così questa capacità di denigrare, che non riesci poi, le persone non riescono più a capire dove sta. È l'ignoranza. Eh? È l'ignoranza. Alla fine comunque lo troviamo anche in molte farmacie, atleti che stanno facendo questo test con risultati importanti, ma anche lì bisogna utilizzarlo nella maniera giusta. Loro lo usano per evitare lo strappo muscolare, per allenarsi meglio, per migliorare la performance. E queste sono informazioni importanti. Perché comunque il tuo benessere dipende da te. Io dico da ognuno di noi. Dalla possibilità veramente di unire i puntini e le forze. Comitato scientifici e amare la vita, perché è qui che dobbiamo lavorare anche. Probabilmente se ritornassimo un po' a occuparci dei cuori delle persone, il mondo sarebbe molto migliore. I cuori delle persone. Troverai tanti sassi nella tua vita, come dice, c'è chi ci costruisce muri, chi ponte. Eppure vedo sempre meno ponti. Vabbè, la speranza non è mai, non finisce mai, quindi è proprio, chi era la domanda? Hai finora parlato che cell food aumenta la capacità di attività dei mitocondri. Sì. Ma conosciamo qualcosa per ormesi? Cioè per aumentare il numero dei mitocondri. Beh, quello c'è l'attività fisica. La stimolazione del sistema. Lo dice la dottoressa, magari adesso, poi magari dopo lo approfondiamo, perché poi voglio far passare la parola a lui. Allora, quindi il discorso è qui. Dobbiamo lavorare con questa consapevolezza, ricordandosi che solo l'amore guarisce la vita e che la gratitudine penso che possa fare la differenza. E vi ringrazio di essere qua e di avermi ascoltato. Devo parlare con questo microfono anche se voi non sentite. Allora, adesso dopo la brillante relazione di Giorgio parlerà un amico, Alberto Ugo Caddeo, che parlerà di un tema che mi sta particolarmente a cuore, è una parte ovviamente della fisica quantistica, della medicina quantistica, e quindi do la parola ad Alberto e sentiamo un po' che cosa ci dirà di bello. Allora, questo è un discorso molto particolare. Giorgio ha terminato con... Devi tenere questo. Va bene. Giorgio ha parlato, ha terminato parlando di cuore. Sembrerà strano, ma parlando dell'entanglement, almeno in una prima parte, in una... conatus esistenziale, si potrebbe dire che anche qua parliamo di cuore. Non si può parlare di entanglement senza parlare del concetto di sincronicità. Il concetto di sincronicità è esattamente il complementare, e sottolineo questa parola, il complementare, non l'opposto, del principio di causa effetto. E non si può parlare di sincronicità, di entanglement, senza parlare di Wolfgang Pauli, fisico tedesco, premio Nobel del 1945, per aver individuato il
principio di esclusione. E vediamo un po' da dove parte. Le premesse culturali, che si potrebbe dire le premesse epigenetiche proprio, di Wolfgang Pauli. Il suo alter ego è, guardate un po', sembra un campo esattamente opposto, è Carl Gustav Jung. Pauli è stato, diciamo, un paziente, tra virgolette questa parola, ha voluto insomma portare avanti un percorso esistenziale, guarda caso, con Jung. E nel loro rapporto, tra l'altro importantissimo per chi si occupa un po' di questi argomenti, il famoso libro meraviglioso Psicologia e Alchimia di Jung, quel paziente misterioso dove Jung interpreta tutti gli archetipi di questi sogni di questo paziente misterioso, e non nient'altro che Wolfgang Pauli. Ecco, Pauli è stato ispirato da Carl Gustav Jung in una visione, un qualche cosa di particolare che stravolgeva un po' la visione dei fisici accademici dell'epoca. C'era la percezione insoddisfatta, perché non trovava immediatamente risposta da parte di Pauli, di questo principio univoco e totalizzante di materia e psiche come integratore codificato dell'universo. Lui percepiva che c'era a priori di tutto un codice dove l'uomo doveva capire e spiegarsi la realtà concreta, una realtà concreta che non per forza derivava da una concretezza, o comunque non totalmente dalla concretezza. Non per forza la realtà deriva dalla realtà, non per forza la materia genera se stessa, o comunque una parte della materia non genera totalmente se stessa. Allora si arriva alla conclusione, non solo da parte di Pauli, ma anche per esempio di uno dei fondamenti della visione quantistica, della meccanica quantistica, cioè da Erwin Schrödinger, che esistono livelli microscopici della materia che non opera secondo il principio di causa-effetto. E quindi come se ci fosse una complementarietà tra la visione classica della fisica, la fisica cosiddetta newtoniana, macroscopica, che porta avanti dei discorsi di realtà quantitativa, che per certi versi può essere considerata oggigiorno riduzionista. Perché? Perché c'è quell'aspetto della realtà che si può spiegare esclusivamente con i fenomeni microscopici, che non comprende la realtà macroscopica, quindi non comprende la realtà della fisica classica. È come se la fisica classica non fosse negata, ma non totalmente compresa per se stessa. L'universo, nella visione di Pauli, l'universo è come un mandala riflettente e rappresentante di un disegno superiore finalistico. E questo rema contro a quello che era il pensiero corrente della visione fisica degli accademici di allora, no? La dittatura, diciamo bonariamente, la dittatura dell'entropia la faceva da padrone. L'energia libera dispersa nell'universo era un'energia sprogrammata, non orientata, e quindi portava ad una possibilità unica di disinformare l'universo stesso. Quindi dopo il Big Bang ci sarebbe stato inesorabilmente il Big Crunch. Ecco,
Vedremo poi che grazie un po' al pensiero della sincronicità, ma soprattutto al pensiero quantistico, vedremo che c'è nell'altro concetto, il concetto dell'informazione che dà coscienza, consapevolezza continua a questo universo. Ecco che quindi abbiamo a che fare con un disegno superiore finalistico, teleologico, che non vuol dire teologico, teleologico. Quindi l'universo è orientato verso un progetto. Un progetto dove ogni evento chimico-fisico è come la tessera di un mosaico. È un mandala, un'armonia. L'universo è manifestazione attraverso eventi simultanei e creativi. E sottolineo questa parola, creativi, vedremo l'importanza della simultaneità, ma è molto importante anche l'importanza della irriproducibilità di un evento creativo. Un evento creativo non può essere mai ripetitivo. E quindi anche in questo Pauli si scontra con la fisica sperimentale, dove tutto deve essere riproducibile, dove tutto deve essere falsificabile. Questi atti simultanei creativi sono determinati e orientati tramite principi acausali, quindi, proprio perché simultanei, se sono simultanei non possono essere secondo la legge di causa effetto. Devono essere per forza senza una causa, cioè è una simultaneità che ci porta quindi a quello che vedremo, un concetto importantissimo della non località e della non temporalità. Tutto è non local ed in time, nello stesso tempo. Quindi abbiamo, come dicevo prima, una irriproducibilità, ma questa irriproducibilità vuol dire un aumento di informazione, informazione dell'esperienza dell'universo. Esperienza deriva da expes, fuori dalla speranza. Non c'è speranza, ma non perché c'è nichilismo, non c'è speranza perché ho la certezza. L'esperienza che una semplice particella subatomica ha in relazione con un'altra particella subatomica è una nuova informazione che irreversibilmente arricchirà la particella e quindi irreversibilmente arricchirà tutto l'universo. Quindi abbiamo una visione di creatività, un universo come creazione continua, e qui ritorna al pensiero junghiano, un inconscio collettivo. L'inconscio collettivo di Jung, il famoso inconscio collettivo di Jung, che si rifà, se vogliamo sposare anche un po' il pensiero orientale, al famoso concetto di Akasha. Ecco che quindi vediamo un po' di che cosa si tratta questo principio di esclusione di Pauli, che gli ha fatto meritare il premio Nobel nel 45. La definizione è questa: due elettroni non possono occupare lo stesso orbitale atomico, a meno che non abbiano uno spin un verso opposto. Prima di commentare un po' questa definizione, vediamo che significa questo concetto di spin. Di conseguenza, è una proprietà delle entità quantistiche paragonabili, e come vedete tra virgolette questo paragonabile, al concetto di rotazione della fisica macroscopica, analogico ma non identico al momento rotatorio della Terra nello spazio, senza avere esatta controparte nella fisica newtoniana. Quindi non è esattamente la stessa cosa, perché lo spin è quantizzato, quindi ha una definizione ben precisa, perciò è esistente in numeri multipli di unità fondamentali di spin. Equivalente, questo è un po' una situazione un po' più tecnica, equivalente a metà della costante di Planck,
divisa per 2 pi greco. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è una quantità discreta, è una quantità che è determinata, è una misura quindi di rotazione delle particelle che è quantizzata proprio perché ha un numero determinato. Le particelle che sono in gioco, questa è tutta la ricerca di Pauli, sono particelle con numero dispari di multipli dell'unità fondamentale di spin e questi sono chiamati fermioni. Fermioni che deriva da Enrico Fermi, che l'ha consacrato, in qualche modo ha rettificato il discorso ipotetico di Pauli. Ma cosa importante è che questi fermioni sono particelle di materia e quindi questo, e poi lo vedremo un po' più profondamente più avanti, e questo è il principio di antisimmetria tanto caro a Pauli. La loro complementarità, la parte non opposta, ripeto, ma complementare, sono i bosoni, i mediatori di forza, che sono mediatori di forza, un po' come i fotoni nella forza elettromagnetica, e sono particelle senza massa, e appartiene al principio di simmetria. Quindi la simmetria è la potenzialità senza massa di quello che diventerà materia. È interessante che quindi Pauli compenetra due visioni della fisica, la fisica con la massa, e la, quindi materia, e la fisica senza massa. Raggiunge questa visione importantissima che la materia può nascere attraverso anche un aspetto senza ancora una massa ben precisa. E qui entriamo in una visione di un principio che è più caro, diciamo, alle filosofie orientali che non una visione prettamente scientifica occidentale, il principio di Brahma. Il principio di Brahma è il mito in cui, grazie a Brahma, il creatore e il distruttore degli universi va a creare un universo, un'ipotesi di realtà attraverso l'espirazione e riassorbe il Big Crunch, diremmo noi, e riassorbe questo universo appena creato attraverso l'inspirazione. Quindi una successione di eventi universali, e in questi eventi universali non esiste quindi un principio causale, ma un evento unico, simultaneo, di opposti complementari, che intrecciano, e questa parola intrecciare è particolarmente importante per quanto riguarda la visione dell'entanglement, intreccia tutte le particelle in indissolubile interconnessione, cioè sono interconnesse indissolubilmente una con l'altra, tutte le particelle, quindi tutte le forme di realtà, con massa e senza massa, con materia e non ancora con materia. È un'armonia dell'universo, un asse sagittale che si manifesta e si espande simultaneamente in tutte le direzioni. La parola armonia deriva dal greco antico ed è quell'asse sagittale, appunto, che dà forma poi allo scafo della nave. Tutti gli assi trasversali che creano la concavità dello scafo della nave, per cui fa in modo che questa barca, che questa nave possa stare a galla, galleggiare, navigare sull'indistinto dell'acqua, è proprio dato da questa armonia, cioè di quest'asse sagittale. Se non ci fosse quest'asse sagittale, tutte le traverse, e non per niente si chiamano traverse, quindi tutte le espressioni della manifestazione non potrebbero essere interconnesse e dare una forma. Questo concetto di forma è importantissimo in Pauli. L'universo per lui ha a priori una forma, è un campo di forma e non per forza un campo di forze,
è una forma che crea poi come un magnete delle forze che sono il linguaggio della forma stessa, quindi del fine ultimo dell'universo per crearsi e per autocrearsi continuamente. Quindi abbiamo, grazie al concetto di interconnessioni di tutti gli eventi non locali e non temporali, abbiamo una coesistenza e una concreazione. Cioè questi eventi sono, passatemi la parola, sacralizzati, in quanto sono dei co-creatori dell'universo stesso. Qualsiasi evento, qualsiasi manifestazione. Ecco che allora adesso possiamo vedere di chiarirci un po' questo rapporto tra il principio di esclusione e la legge di antisimmetria. Gli elettroni di un atomo occupano livelli energetici diversi, invece di raccogliersi tutti nel livello energetico inferiore. Ecco, l'armonia, il progetto finale è che questi elettroni non possono essere sullo stesso, abbiamo visto nella definizione iniziale del principio di esclusione, non possono essere sullo stesso orbitale atomico, a meno che non abbiano spin verso opposto, cioè una rotazione opposta, siamo nella semplicità, una rotazione complementare ma diversa, esattamente unificante e simultanea, in modo che se una particella è stimolata verso un certo tipo di rotazione, la sua parte opposta, complementare, deve essere per forza strutturata simultaneamente in qualsiasi momento spaziale, si trovano anche a milioni di anni luce di distanza una dall'altra, devono essere simultaneamente unificati uno con l'altro. Quello che poi diventerà il mistero del famoso esperimento EPR, esperimento di Einstein, Podolsky, Rosen, dove Einstein non si spiegava questa cosiddetta da lui azione fantasma a distanza. Com'è possibile che un evento che sia più veloce, perché è istantaneo, a migliaia di anni luce di distanza, quindi ben più veloce della luce, come può essere che simultaneamente i due elettroni, o comunque le due particelle subatomiche, siano in riferimento e in connessione una con l'altra? Infatti non c'entra nulla la velocità della luce, non c'entra nulla, non c'è nessun mezzo comunicazionale tra le due parti. Quindi dà ragione al pensiero di Pauli che ci sia una struttura a monte, a priori, che come un magnete richiama un'intelligenza armonizzante di relazione, come dirà poi Prigogine, di relazione e comunicazione tra le particelle. Prigogine è biochimico, tra l'altro, e non biofisico, eppure lui definisce che è finita l'era delle composizioni dei moti delle particelle, ma incomincia l'era delle relazioni, delle comunicazioni tra particelle. Ma se io posso relazionare con un altro, ma se io posso comunicare con un altro, vuol dire che dentro me c'è una coscienza, una consapevolezza che si espande sempre di più, e qui ci viene in aiuto la biologia contemporanea col concetto di complessità, si espande sempre di più tramite un'esperienza fatta grazie all'assunzione di nuove informazioni che irreversibilmente fanno crescere la capacità di grado di libertà di scelta della cellula stessa, della particella subatomica stessa e dell'atomo stesso.
Quindi gli elettroni di un atomo occupano livelli energetici diversi invece di raccogliersi tutti nel livello energetico inferiore. Abbiamo visto. L'armonia, l'equilibrio perciò è una forma strutturata. È questo che è il grande passo avanti. C'è una struttura a priori, un fine ultimo, una teleologia. È una legge universale di separazione delle particelle nelle differenti logge energetiche che sono i differenti stati quantici. Quindi queste logge energetiche compongono degli stati quantici. Le particelle come stato informato, quindi, sono quanti. I quanti interagiscono tra loro come coesistenti, co-creando la realtà come creatio continua. Quindi qui abbiamo un trinomio, la struttura, la forma, l'universo. È grazie alla struttura che noi avremo una forma, e questa forma è la forma dell'universo. È un universo che è un'ipotesi di tanti universi possibili. Pauli era arrivato a considerare che abbiamo tanti universi possibili da vivere. In questo momento storico abbiamo questo universo, ma ci sono tanti altri universi. Ecco, qui si spiega già in parte un po' questo concetto, questa differenza, questo binomio tra simmetria e antisimmetria. L'antisimmetria è il nuovo, è l'ipotesi che la materia si può creare, si può anche autocreare, senza andare nel particolare. È molto importante il discorso della formazione nella radioattività di un antineutrino che è sincronico, non c'è, è acausale, non c'è la possibilità di spiegazione. Da un neutrone si scinde a livello di diciamo distruzione radioattiva, si scende in un protone che rimane nel nucleo e in un elettrone, ma si forma inaspettatamente il cosiddetto antineutrino, che è nuova materia che si è formata. È una trasformazione, Pauli dice, è quasi come una trasformazione alchemica, e si spiega solo in chiave appunto di simultaneità. La struttura forma l'universo, quindi è un aumento dell'informazione, quindi forma un universo cosiddetto toroidale e quindi negentropico. Il concetto di negentropia è importantissimo perché è il concetto che ci fa considerare che l'universo si arricchisce delle informazioni sempre di più, noi qui dentro, con l'esperienza che avete avuto ieri e con l'esperienza che avete oggi, creati qui dentro un mini universo di nuove informazioni che interagiscono tra di loro. Quindi le informazioni che ciascuno di voi personalmente ha assorbito, se le integra nelle sue parti, ma nello stesso tempo sono integrate nel gruppo universo che noi che siamo qua dentro stiamo creando. Quindi è una negentropia in aumento, un'informazione dell'universo che aumenta di consapevolezza, che aumenta di coscienza. E quindi un universo che aumenta e cresce nella sua stessa informazione. Quindi l'informazione, la negentropia, è nettamente superiore alla visione entropica. La legge di antisimmetria e quindi una legge evolutiva teleologica, quindi finalistica, dell'universo. E questo è un po' di iconografia divertente e piacevole, che sono le forme toroidali che accennavo prima. Ci sarebbe da parlare giorni interi sul concetto di toroide. Lasciamo perdere, era bello soltanto dal punto di vista iconografico, no? Queste sono le forme basiche per risparmio di energia che esiste nell'universo. L'evoluzione dell'universo continua attraverso delle forme geometriche ben precise, che sono i toroidi, che non sono come circolarità, come vedete, sono sferoidali, ma hanno delle forme ben precise e dei calcoli ben precisi, dei calcoli di informazioni
non di energie, di informazioni vere e proprie. Quindi l'informazione dei quanti come un'evoluzione creativa. Abbiamo quindi due aspetti della realtà. Il principio di causalità, che è la realtà newtoniana, la realtà macroscopica, il principio di sincronicità, realtà quantica. I quanti non soggiacciono alle leggi delle forze fisiche o al trasferimento di energie. Non esiste il trasferimento di energia. Giustamente Einstein, che era ancorato a questa visione del trasferimento di energia, non si dava spiegazione come mai capitassero questi eventi, per cui c'erano degli eventi superiori alla velocità della luce. Era un dogma impossibile da superare e quindi non si dava spiegazione. La sovrapposizione degli stati, il collasso della funzione d'onda, appartengono a una struttura finalistica istantanea. Senza andare troppo nello specifico, la sovrapposizione degli stati, pensate per esempio al famoso esempio del gatto di Schrödinger, sono momenti in cui io posso concretizzare una lunghezza d'onda, quindi un collasso della funzione d'onda, o meno. Il gatto può essere brutalmente o vivo o morto, a seconda della scelta che lui farà. Stiamo parlando di scelte, non so se vi rendete conto cosa vuol dire. Ogni particella fa la sua scelta, ogni cellula, per entrare nella nostra visione più medica, diciamo, fa la sua scelta. E la scelta è data dal grado di consapevolezza, quindi di informazioni che ha. Quindi continuamente una scelta tangente, irripetibile e irriproducibile. La sovrapposizione degli stati e il collasso della funzione d'onda appartengono a una struttura finalistica istantanea, quindi siamo al di fuori dello spazio. Siamo in una visione non locale e simultanea, senza tempo, quindi a causare. Il campo di forma come il magnete, quello che dicevo prima, delle interconnessioni. È un'interconnessione quindi la forma finale dell'universo. Le informazioni vuol dire etimologicamente essere dentro nella forma. Qui quindi abbiamo la visione del campo di forma come causa inversa, c'è una causa a monte, e sarà spiegato benissimo dall'esperimento della teoria di Wheeler e Feynman sull'assorbitore, il concetto di assorbitore e emettitore, che poi vedremo tra qualche istante. Il campo di forma quindi è contro e all'opposto della visione del campo di forza. La negentropia è superiore all'entropia. L'ordine implicito, come dice Bohm, è l'opposto e complementare all'ordine esplicito, quindi c'è un ordine, un'intelligenza interiore nell'universo, quindi nella realtà, che si contrappone ma è complementare con l'ordine esplicito, quindi con la realtà che ci informa e ci circonda. L'ordine microscopico è complementare al macroscopico. L'antisimmetria quindi è l'aumento di informazione che è superiore, quindi alla simmetria. La simmetria è la regola della conservazione dell'energia, quindi la regola entropica per eccellenza. Ma se noi creiamo informazione sempre di più, abbiamo l'informazione che aumenta e quindi diminuisce l'energia libera dispersa nell'universo. Quindi la negentropia è superiore e coinvolge e ripropone l'entropia, ma solo in termini informazionali. L'ordine quantico quindi è un sistema dissipativo aperto, come dice Ilya Prigozhin, anche lui premio Nobel di chimica, che ha portato avanti il discorso che il sistema vivente è un sistema dissipativo, quindi per forza aperto, quindi continuamente tradisce se stesso, perché si evolve
da un'informazione dietro l'altra, sempre maggiormente. Quindi, ancora una volta, la conferma che la negentropia è superiore alla, all'entropia. Noi poi adesso ve la faccio più corta, poi comunque penso che Giorgio vi darà anche queste diapositive. È importante questo concetto di resistenza di radiazione, cioè una particella che è caricata elettromagneticamente ha una doppia inerzia, l'inerzia di massa normale come ogni corpo, ma anche un'inerzia supplementare, un'inerzia data dalla carica stessa, ma questa inerzia crea una resistenza che poi però provoca un'irradiazione che va a confrontarsi con un'altra particella. Ecco che qui stiamo entrando sempre di più in una visione delle sperimentazioni di Wheeler e Feynman, cioè la particella che è stata stimolata in una situazione di espansione verso il futuro, e nello stesso tempo la seconda particella che entra in contatto con la prima particella che è stata stimolata, dal futuro ripropone la sua carica, la sua massa supplementare alla particella A, cioè la particella che è nel presente. Quindi abbiamo una doppia relazione, una relazione di un potenziale cosiddetto ritardato, la luce positiva, chiamata anche, cioè che dal passato, dal presente va verso il futuro, la legge causa-effetto, e nello stesso tempo posta nel futuro la relazione della particella B con la particella A, torna uno stimolo dalla particella B verso la A, quindi una partenza dal futuro verso il passato della particella B, che è quindi la particella A. Ecco, questa è l'assunzione maggiore di quello che è la teoria di Wheeler e Feynman. Quindi Wheeler e Feynman hanno trovato, hanno ricercato e hanno documentato questa visione dell'azione a distanza diretta, proprio quello che portava alla confutazione di Einstein, no? Questa azione fantasma a distanza. Invece è stata proprio riconosciuta attraverso questa visione dei due ricercatori. Questa visione dove abbiamo potenziali ritardati, quindi la causa-effetto, ripeto, e potenziali anticipati dal futuro verso il presente. Allora, e con questo concludo, allora c'è da dirci un discorso importante. Queste due particelle A e B sono due particelle diverse, quindi è una particella B posta nel futuro che è diversa, separata e in sincronicità però con la particella nel presente, che si sono stimolate vicendevolmente, o è la stessa particella posta nel futuro con una consapevolezza diversa, perché appunto ha avuto un'informazione ulteriore a come quando era in questo presente? Ecco, io direi che non c'è risposta, perché è valida questa teoria sia che siano due particelle separate ma interconnesse una con l'altra, ecco l'entanglement, e nello stesso tempo siano anche la possibilità che sia la medesima particella che si identifica con l'informazione superiore. Lascio perdere queste due ultime slide, ma voglio concludere con questa slide, che è la definizione più integrata, diciamo, del concetto di entanglement quantico. Il fenomeno privo di analogo classico, non esiste nella fisica newtoniana un analogo, in cui ogni stato quantico di un insieme di due o più sistemi fisici dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se parzialmente separati, parzialmente però, perché non si è mai totalmente separati.
nesso costitutivo dell'entanglement è l'informazione, non l'energia, l'informazione come quanto di energia. L'energia è il carrier, è il portatore dell'informazione, sotto forma di luce ordinata, il fotone. Di quante informazioni sono in sistemi dinamici caratterizzati da procedure a feedback delle informazioni stesse, e si traduce quindi in un'evoluzione non lineare, ma per quanti. La matrice organica rappresenta olograficamente l'universo o gli universi evolventi verso la loro unitarietà integrativa. Quindi l'entanglement è non separato, non lineare, non locale, non temporale. Questa è la spiegazione perché in 12 minuti, 13 al massimo, i quattro capelli del vostro assistito va ad Amburgo e ritorna indietro con la definizione di una forma del vostro paziente in chiave epigenetica, e grazie al concetto del tempo.